Buongiorno, buongiorno Regione Lazio Vita. Avete visto a Chiovato, a Chiovato, a Chiovato, a Chiovito, Chiovuto, non riuscivo la U. E che Zio Vita l'aveva pernosticata la settimana passata, la Guglia Satta di Zio Vito ha azzeccato, cioè che si è azzeccata la Guglia e quindi è piovuto. Ma domani non dovrebbe chiovere, domani pomeriggio. Detto questo, che volevo dire? A proposito, devo fare una smentita, un'affermazione smentita, che praticamente, allora, fatti chiare amici Zia Lunga, tutti quanti che domandano a Zio Vito, ma anche Zia Antonia e Zia Peppe, ma la ricotta si è divisa, non si è divisa, hanno sciarrato, hanno pigliato a scaffo? No signore, allora da sempre ognuno di noi fa anche la sua vita, anche artistica, diversa da quando stiamo uniti. Quindi è sempre stato così, che prima facevamo meno lavori personali, adesso facciamo l'uno e l'altro, quindi non siamo sciarrati, siamo sempre uniti, ci vedrete sempre, anzi vi annuncio che ci saranno novità della ricotta del Tre Insieme quest'inverno. E poi ognuno fa delle cose, zio Antonio fa delle cose, zio Peppo pure, e zio Vito anche fa zio Vito, zio Mario fa zio Vito, insomma. E quindi siamo sempre insieme, siamo sempre insieme, a meno che uno di loro due non muore, che non sarebbe male. Beh, vabbè, ma detto bandale queste ciance. Allora, volevo dire un'altra cosa. Ho letto sul giornale ieri e oggi il TG Treno l'ha confermato, che ieri l'assessore, no, consigliere regionale Rose, è stato aggredito mentre faceva delle foto su un cantiere per la strada che va a Ravigliana. Beh, dagli operai che, diciamo, non gradivano che il consigliere faceva le fotografie. Ora, a parte che Zio Vito è passato di là proprio alle 10:30, ho visto questo cantiere che facevano un po' di asfalto, che già avevano fatto tutta la strisciata l'anno scorso, che lo so bene, che Zio Vito tutti i giorni va di là, e però ho visto pure la volante della polizia con lampeggiante, ma non ho capito perché non mi sono fermato, perché c'era il cantiere, facevano passare. Non capivo, che se no, se Zio Vito vedeva che uno picchiava l'altro, scendeva Zio Vito ha fatto la guerra, e quantomeno un bazooka era greto, lo pigliavate. Ma detto questo, volevo dire, ma è possibile che non sia la libertà in questa nazione fatta di dittatura, che appunto se è dittatura non sia libertà, di fare un po' un chi cazzo vuole, nel senso che non è che io vengo, è un solo pubblico, è un lavoro dove quei soldi, cara impresa, ve li diamo noi, voi vivete perché noi cittadini paghiamo. Allora, se io voglio capire che lavoro c'è, che cosa si sta facendo, se c'è uno spreco di soldi, io devo farlo, devo documentare. Sì. Posso farlo per legge. E quindi non vedo perché queste reazioni violente, dico io, ma non è necessario. Uno discute, magari può alzare la voce, però arrivare a questo, a far male alle persone, non mi sembra corretto. Non lo so, boh, ma l'ho detto ieri che stiamo sclerando tutto quanto, sta tutto lo sclero, e subito si può capire perché te la demenza nel fienile, perché ha superato i 99 anni, però dico, ma voi siete giovani, ma. Cioè, si è già sclerato mo', e fra 2 o 3 anni chi siete ci vuota? Allora, detto questo, volevo dire, cerchiamo di tenere le mani a posto, e la mia solidarietà va al consigliere Rosa, che al di là del partito, perché non c'entra, che poi non è manco il mio, ma non c'entra niente, io parlo alla persona, all'uomo. Allora, dispiace quando succedono certe cose. Detto questo, a proposito, che quello pure Zio Vito ogni tanto fa i filmati, i video, quindi non va avvicinato a me, che Zio Vito. O la vena una saraca, non c'è niente, non vai via, non sotto a musso, non surdellino, non sardone, sì, sì, non lecca marmitta, non lecca marmitta, e poi Zio Vito, lo meno la creta, all'uosso, cagliate tosto, in casa vostra. Allora, detto questo, volevo dire un'altra cosa. Bene che hanno messo il collegamento Matera-Potenza con lo pulmino dello scuolabus. E sì, 16 posti. Sì, 30, che avete pigliato il treno a Salerno, attaccato, pigliato il treno, vero, che arriva il giorno 48 ore dopo. Però
Però diciamo quando alla signora che di Trenitalia è stata chiesta, e dopo questo collegamento che è importante perché comunque l'autobus non va, visto che la Basentana è tutta libera, non esce a Balavano e fa tutto il giro e perde tempo, diciamo che il pulmino è proprio scelto piccolo che può passare in mezzo ai cosi di cemento che delle interruzioni che stanno all'uscita della galleria di vetri e rientrare poi a Potenza. Però quando hanno chiesto adesso ci spetta allora Matera, che a Matera non perché 2019, ma proprio perché è una città, ci vuole il treno a Matera, che abbiamo quella famosa stazione Ponte Fatti che è lasciata a metà, e ha detto vedremo, faremo, diremo, prenderemo, questo è sicuro, prenderemo è sicuro, glieli daremo. E questo è sicuro che fino a mo l'abbiamo data a tutto quanto, i soldi, chiunque venisse, faccio qua, faccio fabbrica, faccio trasporto, faccio un cazzo. E noi abbiamo dato, quindi prenderemo, ma faremo, vedremo, prenderemo, sicuremo che prenderemo, ma che faremo, poi vedremo. Sul fatto che questi congiuntini qua, che non tanto loro sanno buono, noi non tanto ci sappiamo spiegare. Ma se, dice zio Vito, chiuderemo le frontiere al vostro Gagliardo e Tosto, in casa vostra, a Greta, forse avremo il treno. Beh, chiamava meglio la ferrovia Calabro-Lucana, che si chiamava Calabro-Lumaca, ma almeno chiamava. Beh, al vostro, Gagliardo e Tosto. Fate bravi.